E bentornati amici di Rocker TV. Oggi un evento importante al Rock Targato Italia e abbiamo qui un ospite illustre, Mimmo Paganelli, responsabile artistico della AM Italia, responsabile di tanti artisti nomi conosciutissimi come Vasco, Guccini. E oggi vorremmo parlare di questo tuo libro, Mimmo, che è Volevo lavorare dentro nei dischi. E sottolineerei le due virgolette dentro nei dischi. Ci vuoi spiegare questa particolarità nel nome? Ok, vorrei solo dire che lo ero, direttore artistico. In ogni caso, questa cosa del titolo è proprio perché a Milano c'è questo modo di dire: lavori dentro nelle automobili, nelle cose, lavori dentro nei dischi. Me lo chiedevano gli amici quando lavoravo alle messaggerie. Allora c'hai lo sconto. È un modo di dire che mi è sempre rimasto in maniera divertita, ovviamente, nell'orecchio, ed era effettivamente quello che io sognavo di fare, di lavorare dentro nel mondo della musica e quindi dentro nei dischi. E questo è un libro che parla di un ragazzo, di un fanciullo che sogna questo mestiere. Esatto, è la parte che più mi sta a cuore, perché non l'ho scritto con prosopopea di un direttore artistico che vuole insegnare nulla, vuole solo raccontare, e soprattutto tramite le emozioni di questo ragazzo che prima andava ai concerti da tutte le parti e vedeva questi addetti ai lavori che giravano e diceva: ma caspita, ma li pagano pure, cioè è incredibile, e avrei voluto essere al loro posto. E questo è avvenuto, e ho lavorato con tanti artisti che prima vedevo solo in televisione, in radio o ai concerti, e quindi ho avuto questo privilegio di realizzare un mio sogno. Okay. E qual è la scintilla che ti fa nascere l'idea che un artista può diventare qualcosa di più che in quel momento, quindi quel margine di crescita a livello di comunicazione artistico? Cosa di speciale un artista? Allora, chiariamo una cosa: è un'operazione molto difficoltosa capire il potenziale, poi tutti possiamo sbagliare, ci mancherebbe, però c'è un fatto: sentire una registrazione, come è avvenuto mille volte, delle volte può anche ingannare, per cui la registrazione ti crea l'interesse, dici: ah, però bravo, è forte, o bravi, così. Però poi ho sempre cercato il riscontro live per vederli in opera, vederli su un palco e poi anche parlarci, perché ci sono delle cose. Innanzitutto, bene, è chiaro la voce, ma l'originalità, però ci sono dei fattori che non sono scritti da nessuna parte, però mi piace capire l'intelligenza dell'artista, la cultura dell'artista, perché quelle sono armi che oggi non gli servono all'inizio, ma possono aiutarlo ad emergere, proprio perché chi ha intelligenza e cultura e in più anche le doti è più favorito confronto a un altro. Quindi chiaramente poi analizzare il materiale è importantissimo, e delle volte si capisce che uno ha il potenziale ma ha il materiale sbagliato, cioè esprime il 20% di quello che vale, e allora bisogna aiutarli e cercare di ottimizzare quello che loro fanno. Però diciamo che una caratteristica che è quasi, non dico impossibile, ma difficile da trovare, è quella del carisma. Allora, conoscendoli di persona, ti accorgi che uno sale sul palco e ti incanta anche prima di cantare. Okay. E un altro no, quello si chiama carisma, e quando c'è quello prenditelo, firmalo e lavoraci. E tu sei dell'idea che nel passato ci sia stata una sorta di elitarietà nel selezionare degli artisti, mentre nell'epoca moderna tutti possono dire la loro con i mezzi attuali come internet, o essere semplicemente più indipendenti? Questa è una cosa che può aiutare una band ad emergere secondo te, oppure dimmi la tua? È molto semplice. Una volta, se la discografia ti diceva di no, il disco non usciva, e quindi era un no e stava lì nel cassetto. Oggi, democraticamente, chiunque può pubblicare, e questo dà dei vantaggi ma anche degli svantaggi, perché scusate, anche cani e porci, cioè non è che tutti siamo nati geni, capito? Per carità.
c'è l'opportunità di farsi notare, e questo è una cosa che, anche se ti dicono no tutti, tu dici io vado avanti lo stesso. Una volta non potevi farlo, quindi è un vantaggio. Lo svantaggio è un altro, che una volta al nastro di partenza c'erano 1000 aspiranti artisti, oggi ce ne sono 100.000, quindi la stessa gara è un po' più affollata. Hai la possibilità di avere il tuo numero di maglia, prima no, però il resto vuol dire veramente col sudore della fronte. Poi i migliori, in qualche modo, con intelligenza, ecco, trovano la strada. Da un punto di vista della creatività, cioè, tanti artisti come Frank Zappa avevano l'opportunità di esprimersi, dato che le etichette investivano nel budget, perché non si sapeva sempre che cosa si aveva per mano, e si facevano dei tentativi. Invece nell'epoca moderna c'è più una settorializzazione e una selezione quasi un po' più come dire, frivola tante volte degli artisti. Intanto hai nominato un artista che sono riuscito a sentire dal vivo e me ne vanto, Frank Zappa a Milano. È un artista talmente poliedrico, tant'è vero che insomma ogni disco è diverso dall'altro. Oggi potrebbe anche spaventare un ascoltatore. Sì, sicuramente, però alla lunga si potrebbe affezionare all'imprevedibilità dell'artista, come è successo. Diciamo che qualcuno ha preso spunto solo dall'imprevedibilità, non artisticamente, come Elio per esempio. Elio credo che abbia preso spunto dal meccanismo, non prettamente dalle canzoni o dalla musica, e questo l'ha ripagato. Perché? Perché artista intelligente, colto, ricordati quello che ti ho detto prima. Ok, quindi tutto sommato la differenza, a quell'epoca c'erano, allora il rock era importantissimo, era veramente, e pensate la cosa assurda, proprio perché voi lo ascoltate mentre lo dico in televisione. Allora la televisione per il rock era out, era zero, per la musica in generale, se non per le cose proprio da Sanremo o da vari festival melodici, se vogliamo. Quindi noi ci siamo attaccati a miti grazie a film come Woodstock, grazie a giornali di settore che parlavano di questi artisti, e noi dovevamo interessarci, andare a scoprire, a scavare, eppure questi sono diventati miti, come dire, con poca promozione. Quindi quando c'è la qualità, e poi viene fuori. E un'altra cosa, in base a quello che mi hai chiesto prima, in quegli anni però ognuno faceva la sua musica, non stavano a pensare qual era la cresta dell'onda, come andare in classifica o che cosa. Prendo a prestito le parole di Morricone, ho visto il docufilm bellissimo, e lui ha detto: io quando scrivo la musica per una colonna sonora non stavo a pensare sarà di successo o non sarà di successo, io guardavo le immagini e musicavo le immagini, doveva dare la pelle d'oca a me, doveva essere bella, e poi quello che accade accade. Ecco che la qualità a quel punto, come vedete, paga, però bisogna insistere. Benissimo, e qui abbiamo anche una locandina del libro, ecco le virgolette di cui sono me parlavi. Ma vedo che sta arrivando una sorpresa, chissà cosa sarà. Ma oh, cosa accade? No, adesso mi alzo, scusa, mi alzo. Alziamoci. È la targa che Rock Targato Italia dà a Mimmo Paganelli, mitico e storico direttore artistico, per Una vita per la musica. Guarda, è veramente emozionatissimo, chiaramente il mio primo premio per questo, e non a caso mi sono sbrizzolato nel frattempo, perché per avere degli anni che sono passati deve accadere. Però che qualcuno si sia ricordato di me in questo modo mi emoziona, e ringrazio veramente Francesco. Chiuderei con un consiglio per chi vuole emergere in questo momento storico. Allora, innanzitutto perseverare, prima cosa.
mai fermarsi anche quando tutti ti dicono no, guarda, lascia perdere o che cosa, devi essere molto autocritico, perché in realtà potrebbe essere anche che sei negato, devi capirlo tu, non perdere tempo. Ma se tu invece pensi di essere adatto, di voler andare avanti, fallo e sbattitene, ok? E soprattutto live, ok? Ok, grazie mille, è tutto.